Io vi ringrazio di essere qui presenti a questa conferenza stampa che francamente avrei fatto a meno di fare e poi vi spiego anche il perché. La mia naturalmente non vuole essere una controconferenza stampa perché a noi non interessa. Il mio obiettivo non è certo quello di stare in continuazione in polemica con il sindaco di Sirolo, però credo, e visto che qui vedo gli operatori, però un po' di chiarezza credo che vada fatta, che alcune questioni vanno chiarite e ve lo voglio dire sinceramente, vi dirò fino in fondo quello che penso e me ne assumo tutte le responsabilità. Questo atteggiamento di facile populismo del sindaco di Sirolo, io per quello che mi riguarda non lo tollero più, perché un sindaco che si rispetti non mette in fibrillazione una comunità, operatori, cittadini. Sento il TG3 dove addirittura qualcuno dice già si sentono i segnali del fatto che rimarrà chiusa le due sorelle. Questo è un danno all'economia. Un sindaco che si rispetti non continua a fare una campagna d'odio contro il Parco del Conero in maniera mediatica, ma aiuta a risolvere le questioni, perché questo è il punto, non è altro. Dopo entrerò nel merito dei tempi, perché qui è ostruzionismo, abbiamo interrotto i lavori, ma di che cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Questa conferenza stampa si poteva evitare perché il sottoscritto ieri mattina ha chiamato al sindaco Misiti dicendogli: guarda, visto che il giorno prima, il pomeriggio, Zannini, Elisabetta, Maraschioni e Pontoni, che credo che sia qui, che è quello che ha fatto il progetto, erano qui al parco, definendo quasi il percorso. Io ho detto: utilizziamo questa conferenza stampa, perché se è vero che ti riempi la bocca sempre che lavori per i cittadini, per dare veramente quello che stiamo facendo e dove siamo arrivati, che poteva essere utilizzare un incontro dove forse avremmo potuto dare maggiori spiegazioni, tranquillizzare gli operatori, dare dei segnali positivi. Non che io l'ho chiamato, come leggo, per fare il mea culpa, non esiste, diciamo anche cose poco gradevoli, l'ho chiamato proprio in funzione di quello che è il nostro modo di fare, di collaborare. Questo era, e quella di ieri poteva essere questa occasione, non si è voluto fare. Bene, di questo però voglio che siamo chiari, perché noi dobbiamo aiutare, se veramente vogliamo aiutare l'economia, il turismo, scusatemi, e mandiamo questi segnali, non aiutiamo certo. Vediamo questi tempi, che sembrerebbe che tutte le responsabilità, no, anche a questo modo, no, continuamente passando sempre sopra tutto e tutti, sempre bisogna fare tutto immediatamente, veloce e possibilmente come richiede la sua amministrazione. Questo non si può fare, perché noi siamo regolati, ci piaccia o no, da leggi nazionali e regionali, da regolamenti e da norme comunitarie, che vi dirò. Tanto già lunedì alle 10 siamo stati chiamati in regione per derimere questa questione. Io avevo già chiesto un incontro al presidente della giunta regionale, perché qui non c'è sta nessuno, no? Ognuno deve svolgere il proprio ruolo. Parliamo di tempi. Il 23 di aprile, no, 6 mesi fa, il 23 di aprile, il comune di Sirolo ci fa avere il progetto e lo studio di incidenza, 23 di aprile, no, 6 mesi fa, 1 mese fa. Voglio ricordare a tutti una volta per tutti,
una volta per tutti, lo dico anche ai giornalisti, ai tecnici, agli operatori, agli amministratori, che il parco ha due procedimenti, non uno. Uno è il nulla osta del parco, che riguarda il piano del parco, l'altro sono le norme comunitarie, che fino a febbraio le faceva la regione, che adesso, siccome siamo in tanti, ci ha dato anche questo procedimento molto complesso. Come si chiama il secondo? Sono norme comunitarie, che sarebbe poi la valutazione di incidenza. Che questa norma non è così come banalmente ho sentito da parte di qualcuno, che non si apre la spiaggia perché c'è un uccellino o un fiorellino. No, no, la cosa è molto più seria. E posso garantirvi, numana insegna, che le sanzioni comunitarie sono pesantissime se non si rispettano le zone SIC e ZPS. E le due sorelle, signori miei, non per il fiorellino, tanto ci vorrebbe un po' più di dignità anche lì, visto che siamo nell'anno della biodiversità, o rapace, quello che è, ma perché lì la comunità europea, se le cose non vengono fatte come devono essere fatte, poi arriva la regione e al comune di competenza, storcolate, e dopo qualcuno piange. Non è il parco che se le inventa queste cose, il parco cerca di attuarle. Fatta questa premessa, il 5 maggio, 23 aprile, il 5 maggio si riunisce la commissione tecnica del parco, che il suo parere sarà inserito il 12 di maggio alla conferenza dei servizi. 12 di maggio, conferenza dei servizi, non presenta la provincia, qualcuno sfugge, ma evidentemente anche questo passaggio, perché nulla osta, lo deve dare anche alla provincia. In quel contesto il parco, poi il direttore su questo sarà pure più preciso, ma io queste date ve le voglio dire per dimostrare che stiamo mettendo in piedi quello che è stato messo insieme e non si sa bene per quale motivo. Alla conferenza di servizi, dove noi peraltro inseriamo anche il parere della commissione tecnica, il parco dà il suo nulla osta per quanto riguarda il piano del parco, con delle prescrizioni. Dopodiché ci sono il 20 di maggio le integrazioni da parte del parco sulla valutazione di incidenza, nel frattempo i tecnici stanno lavorando, e il 26, mercoledì ultimo scorso, c'è un incontro con i quattro soggetti che vi ho detto per valutare la completezza della valutazione di incidenza, con esiti molto positivi per fare i lavori anche senza il mezzo pesante tipo bobcat o quant'altro, che era uno degli elementi di disturbo, tant'è che anche il dottor Pontoni diceva la cosa si può fare. Di cosa stiamo parlando? Questo vuol dire che se il comune di Sirolo martedì prossimo ci dà il parere ufficiale, perché adesso è ufficioso, il parco il giorno dopo due giorni, 48 ore, il tempo burocratico, dà l'ok definitivo. Cos'è sta roba? Si sono interrotti i lavori, non facciamo aprire le due sorelle. Ma cosa serve questi messaggi? A che cosa serve? Questi sono i tempi del parco, con tutti i passaggi che vi ho detto, su questioni delicatissime. Figuriamoci se l'ente parco si vuole mettere o intromettere di traverso per non far, come dire, aprire una stagione turistica, quando noi sappiamo benissimo. No, il parco fa l'esatto contrario, perché voglio ricordare che se qui oggi noi oggi abbiamo una presenza turistica maggiore, lo è anche grazie alla presenza di un parco naturale, e questo sono dati alla mano. Tanti turisti oggi vengono in queste realtà perché c'è un parco naturale.
Questi sono i fatti. Guardate, la mia non è contro niente, contro nessuno, perché io spero che la prossima settimana, ripeto, lunedì siamo in regione, mi è arrivata una telefonata prima, lunedì alle 10 siamo dal nuovo assessore all'ambiente per derimere e chiudere questa partita. Ma per quello che ci riguarda, noi abbiamo fatto il nostro lavoro. E guardate, e poi chiudo, l'abbiamo fatto stando veramente su un crinale.